gesto coraggioso. Ho fatto solo quello che mi sentivo di fare, come farebbe oggi una qualsiasi ragazza. Ho ascoltato il mio cuore, il resto è venuto da sé. Oggi consiglio ai giovani di seguire i loro sentimenti. Non è difficile. Io l'ho fatto in una Sicilia molto diversa. Loro possono farlo guardando semplicemente nei loro cuori. Quella foto sono io da giovane. Mi chiamo Franca Viola, sono siciliana di Alcamo, provincia di Trapani. Ho 67 anni, un marito e due figli. Quando avevo 18 anni diventai famosa mio malgrado. Allora ero ancora minorenne, perché si diventava maggiorenni a 21 anni. Vivevo bene in Sicilia, i miei genitori erano coltivatori diretti, gente onesta. Avevo un fratello, Mariano, di 10 anni più piccolo di me. Era una bella ragazza e c'era un certo Filippo Melodia, un ricco del paese, che mi faceva la corte, ma a me non piaceva. Il 26 dicembre del 1965 venni rapita, sequestrata e violentata da quel tale. La polizia ci impiegò una settimana per trovarmi ed arrestarlo insieme ai suoi 12 complici. Cose come quella succedevano ogni giorno allora dalle mie parti. A uno piaceva una ragazza, la famiglia non era d'accordo, o lei non lo voleva, e lui se la prendeva con la forza. Poi dicevano che era la solita fuitina, che la ragazza era d'accordo, anche se non era vero, e che i due adesso si dovevano sposare. Così si prendevano due piccioni con una fava. Da una parte veniva cancellato il reato di violenza sessuale, con il cosiddetto matrimonio riparatore tra la vittima e il violentatore. E dall'altra la ragazza non sarebbe restata zitella a vita e additata da tutti come donna svergognata, ma avrebbe salvato l'onore suo e della famiglia. Sì, ma quale onore? Quale onore? Quale onore? Io dissi di no e denunciai il Melodia e i suoi amici. E la mia famiglia mi appoggiò. Durante il processo tentarono di farmi passare per una ragazza capricciosa che prima dice di sì, poi fa la smorfiosetta, ma io rimasi ferma con il mio no. Melodia fu condannato a 11 anni e anche i suoi amici si fecero un bel po' di prigione. La stampa parlò molto di me, ma io non volevo tutto quel clamore. Qualcuno addirittura disse che l'avevo fatto apposta, per farmi notare, per diventare famosa. Questo mi fece molto male, perché non era vero. Ero felice, invece, quando sentivo che altre ragazze iniziavano finalmente a ribellarsi e a dire di no anche loro al matrimonio riparatore. Mi sposai 2 anni dopo, per amore, con un compaesano. All'inizio non volevo che lui mi sposasse, perché avevo paura per la sua vita, che qualcuno gli potesse fare del male. Ma Giuseppe, mio marito, era meglio di tutti quegli altri uomini. Lui non aveva paura. Saragat, il presidente della Repubblica di allora, ci mandò un regalo di nozze e Papa Paolo VI ci ricevette in udienza privata. Ho sempre vissuto ad Alcamo, nel mio paese, con la mia famiglia, a testa alta, senza provare vergogna. Ogni tanto incontro ancora alcuni di quegli uomini in paese. Io li saluto, loro ricambiano il saluto, ma abbassano gli occhi. Forse erano stati ingannati anche loro. Forse Filippo Melodia aveva detto loro che io ero d'accordo. Chissà. Comunque, credo che alla fine il mio no sia servito all'Italia intera. La norma secondo la quale era possibile cancellare una violenza sessuale tramite un successivo matrimonio è stata finalmente abolita nel 1981, praticamente l'altro ieri.